Primo giugno, festa della liberazione, con tanti saluti alla Serie B. Addio, un addio gridato all'unisono da 33.000 ugole, alcune pure preziose, e allora quel grido diventa musica soave. Il Bologna in Serie A, la fine dell'incubo per una città, il calcio che torna a festa, proprio come piace ai bolognesi. Gente che vive e consuma lo sport senza drammatizzarlo, per questo l'è entrato subito nella pelle Daniele Arrigoni. Mister promozione come Maifredi e Ulivieri, lui che è più un Maifredi di un Ulivieri. Altro che quattro gatti, davanti ad un Dallara tutto esaurito, il Pisa ha fatto da comparsa, come da copione. Colpa del regolamento, non certo di Giampiero Ventura, che tiene l'argenteria a lucidare in vista di mercoledì e fa debuttare due ragazzini, Spanu e Vezzosi. L'afa e la tensione, temute entrambe alla vigilia, non bloccano i padroni di casa, subito pericolosi con Valiani, che conclude sul fondo e in vantaggio già dopo 8 minuti. Merito di Fava, l'uomo dei sogni 7 giorni fa e protagonista stavolta di un corpo a corpo con Pisano, che Rosetti punisce con il rigore. Dal dischetto Marazzina stappa il Dallara, 23esima segnatura stagionale per il gladiatore rossoblù, ma appena la seconda dagli 11 metri. Cazzola impartisce benedizione in tribuna, proprio mentre dall'altra parte Pisano prova a farsi perdonare, centrando il legno della porta di Antonioli da sottomisura su un cross di Zoppetti. Arrigoni in panchina sembra una tigre in gabbia, versione double face, con la camicia già abbondantemente in clima partita, o con giacca e sigaro ad ostentare sicurezza che il suo Bologna si conquista con il passare dei minuti. Due occasioni per Fava a cavallo della mezz'ora, prima manda di testa sul fondo d'un soffio e poi d'un soffio manca il tapin al termine di una splendida iniziativa di Amoroso su cui Viviani buca clamorosamente l'intervento. Non ha più fortuna Marazzina che sul successivo angolo di Di Gennaro centra al traversa a padelli battuto. Segnali incoraggianti quelli che arrivano dal campo dopo i primi 45 minuti di gioco, ma in tribuna regna la scaramanzia, in primis quella del presidente della Camera. Nella ripresa il ritmo cala ulteriormente, Fava protesta per un contatto in aria con Viviani e poi sciupa calciando sul fondo una corta respinta dalla difesa pisana. Ventura risparmia l'ultima mezz'ora anche al brasiliano Gabbionetta e fa esordire un altro baby, Caciagli. Il Bologna con Bombardini per Di Gennaro e Mingazzini per l'infortunato Lavecchia si fa pericoloso dalla distanza con un sinistro di un pisano doc, Cristian Amoroso. Bologna che ha addirittura la possibilità di anticipare la festa di un quarto d'ora, ma Fava liberato da un rimpallo al limite sciupa tutto calciando addosso a Padelli, proprio mentre Arrigoni aveva già in bocca pronto ad accenderlo il sigaro della vittoria. Brucerà pochi minuti più tardi alle 16:51, l'ora in cui finisce l'incubo rossoblù e Bologna si risveglia in Serie A.